Diretta dal Ponte di Isella, comune di Civate. Come vedete siamo dalla parte verso il comune e in compagnia del sindaco, il sindaco di Civate, Angelo Buongiorno. Isella, perché siamo qui per parlare di una novità che sarebbe, diciamo, quasi la risoluzione un po', non ancora definitiva, ma si va verso la risoluzione del problema che si era creato tra ANAS e il comune, giusto sindaco? Sì, diciamo che è stato fatto qualche passo avanti dopo il tavolo con la prefettura. Ringrazio ancora il prefetto per essersi inserito in questa, chiamiamola, negoziazione. E diciamo che dopo questo incontro appunto sono un pochettino cambiate alcune posizioni e oggi siamo nelle condizioni di dire che siamo quasi vicini alla chiusura, diciamo, di quella che è questa vicenda. Ecco, noi intanto vi diamo una prima notizia, ossia che, come vedete, qui c'è un attraversamento pedonale, tanto passa anche qualcuno che approfitta già del nuovo ponte. Qui c'è un attraversamento pedonale, verrà installato un semaforo intelligente per permettere ai pedoni di non rischiare. Sì, questo sarà ad opera del comune successivamente, metteremo un semaforo intelligente che regolerà un attimino la velocità sulla strada che comunque è abbastanza un rettilineo per cui può diventare anche pericolosa e poi soprattutto appunto metteremo per i pedoni questa sicurezza in più visto che c'è un attraversamento abbastanza frequentato. Ecco, noi sul ponte ci possiamo ovviamente già andare perché c'è per l'appunto il passaggio pedonale e i lavori continuano in realtà, sono in fase finale perché probabilmente ci sono gli ultimi dettagli un po' da limare prima di quella che sarà l'inaugurazione, che potremmo dire sarà dopo il 4 agosto. Sì, ieri abbiamo avuto un'interlocuzione con l'ingegner Prisco, che è responsabile dell'ANAS Lombardia, il quale mi ha confermato che nei prossimi giorni verranno ultimati i lavori che permetteranno l'apertura e poi dopo verrà il collaudatore e più o meno la settimana, diciamo la prima settimana di agosto, da lì potrebbe essere tutto buono per l'apertura, ma la data la definiremo bene settimana prossima. Ecco qua, come vedete, passa la SS36. E proprio la 36 è il motivo per il quale questo ponte non sarà in carico al comune, perché la strada che passa sotto il ponte è di competenza di ANAS. E si può dire, grazie al DL cosiddetto semplificazioni 72 di quest'anno, si è risolto un po' il nodo che poi aveva causato il problema. Principale, perché ANAS avrebbe voluto cedere il ponte al comune. Il comune, giustamente, siamo qui con il sindaco, però fin da subito, anzi fin dalla scorsa amministrazione, aveva già detto che non avrebbe mai potuto incaricarsi della manutenzione di questo ponte, perché chiaramente, come potrete capire, si tratta di una manutenzione molto costosa e che un comune di 3.800 abitanti, ecco, questo secondo l'amministrazione sarebbe impossibile e quindi non si riuscirebbe a garantire la giusta sicurezza per chi passa sopra e per chi passa sotto al ponte. Quindi questo DL Semplificazioni in soldoni dice che se ANAS ha in gestione la SS36, allora deve avere in gestione anche il ponte di Isella, riducendo tutto alla pratica, ecco, a questo caso. Quindi un po' è l'obiettivo che il comune si era posto. Sì, allora l'obiettivo del comune era cercare di garantire a questo manufatto anche per il futuro una certa sicurezza, come penso che sia nell'interesse di tutti, anche di ANAS in primis. E appunto il fatto che la manutenzione straordinaria e ordinaria anche dell'infrastruttura, comprese le vigilanze ispettive e anche le reti e le barriere sovrastanti saranno in gestione in carico ANAS per via di un disciplinare che stiamo appunto mettendo a punto in questi giorni, garantiscono appunto per il futuro una maggiore sicurezza al manufatto. L'ente comune di Civate è chiaro che avrebbe fatto molta più fatica per risorse e per competenze a garantire questo. Questo è l'obiettivo, bisogna che in questo paese questi manufatti mantengano la sicurezza nel tempo. Oggi questo è un manufatto bellissimo e voglio anche approfittarne per ringraziare l'impresa che ha lavorato qua, perché è un'impresa seria, che
c'è sempre stata, è sempre stata presente, i cittadini l'hanno sempre visti, hanno lavorato seriamente, il progetto è un bel progetto. Oggi abbiamo un'opera bella, però dobbiamo far sì che rimanga così nel tempo, un'opera bella e sicura che rimanga così anche nel tempo. Ecco, il comune però avrà in gestione una parte di manutenzione, se vogliamo quella meno onerosa. Certo, noi con ANAS appunto stiamo definendo questo disciplinare, dove sostanzialmente lasceremo, resterà ANAS la competenza su quella che è l'infrastruttura, mentre il Comune di Civate, come già da nostra proposta iniziale, si farà carico della pavimentazione superiore, per cui quando ci sarà da rifare l'asfalto, per intenderci, è del Comune, la segnaletica e la gestione della viabilità superiore. Questo sono un po' gli accordi che stanno venendo fuori con ANAS, che ringrazio oltretutto per aver capito anche che alla fine era una questione di garantire una maggiore sicurezza con l'ente più competente. Poi il decreto sicuramente ha fatto una facilitazione per tutto questo. Ecco, noi andiamo verso la rotonda e finalmente siamo a Isella, la parte che è stata un po', se vogliamo, tagliata nel corso degli ultimi anni, perché ricordiamo che è dal novembre del 2016 che non si può passare sul ponte. Prima chiaramente abbiamo raccontato anche la sua demolizione, vi era il vecchio ponte di Isella, questo è stato varato, si dice, per il ponte nella scorsa primavera. Poi c'è stata anche la demolizione dell'altro ponte per l'appunto, ma i disagi per i cittadini di questa frazione di Isella partono dal novembre del 2016, anno in cui cade il ponte di Annone e dopo diversi sopralluoghi, diverse ricerche, diversi anche test, si decide di chiudere il ponte di Isella. I cittadini di questa frazione possono sicuramente tornare un po' a vivere una normalità che è mancata per un bel po' di tempo, perché sembra banale ma non lo è. Sì, sicuramente è un sospiro di sollievo per tutti i civatesi, in particolare per i cittadini di Isella. Abbiamo circa 80-100 famiglie che abitano in questa frazione, che sono state per 4 anni tagliate fuori dal resto della comunità. Voi sapete benissimo che nelle comunità relativamente piccole come le nostre, la vicinanza e la partecipazione alla vita della comunità sono molto importanti, l'aspetto sociale anche di questo è molto importante, senza ovviamente trascurare il disagio effettivo e reale che avevano loro, dovendosi sobbarcare ogni giorno dei chilometri in più, le code, gli incidenti, il traffico, cose che non erano necessarie e indispensabili alla loro vita di tutti i giorni. Con questo direi che dobbiamo anche ringraziare il governo di aver preso questa scelta poi 4 anni fa o 3 anni fa di andare a rifare questo ponte in modo di garantire a loro questo collegamento. Io devo anche qui ricordare il mio predecessore Rino Mauri, perché io mi ricordo in quel periodo, quando ancora si doveva decidere se si rifaceva o non si rifaceva il ponte, lui qualche notte senza dormire l'ha passata, qualche insistenza a Roma l'ha fatta, e tanto del merito se oggi siamo a questo punto penso che vada Rino Mauri. Bene, allora noi ringraziamo Angelo Isella, sindaco di Civate, e da Isella, frazione del comune, noi vi diamo appuntamento alle prossime dirette di Lecco FM. Questo è il ponte nuovo, quelli sono gli operai che stanno terminando i lavori. Inaugurazione dal 4 agosto. Si vedrà.